Il nostro compito è quello di mostrarvi gli strumenti tecnologici e inizialmente fare un affondo su un modello di gestione documentale. Quindi, riprendendo l'intervento precedente in cui vi abbiamo mostrato il MAD, quindi il modello di amministrazione digitale, all'interno del MAD, se ricordate bene, era presente il modello di gestione documentale, denominato GEMAC. In questa sessione che cosa mostreremo? Mostreremo appunto il modello GEDOC, ma poi avremo un focus particolare sugli strumenti, quindi mostreremo effettivamente gli strumenti che abbiamo dispiegato all'interno del territorio regionale Emiliano-Romagnolo. Quindi vi faremo vedere anche la parte di orchestrazione, avendo sempre l'attenzione di mostrarvi insieme sia la parte metodologica che la parte degli strumenti appunto tecnologici che abbiamo implementato. Allora, partiamo appunto dall'infrastruttura della gestione documentale digitale. Il modello GEDOC parte appunto del modello di amministrazione digitale, fa innanzitutto una prima scelta forte. Per noi il sistema di gestione informatica dei documenti è l'unico sistema informativo che gestisce sia il documento che il record. Quindi l'intenzione è quella di portare al patrimonio informativo dell'ente sia i documenti ufficiali che i documenti nella fase di lavorazione. Questo è un valore aggiunto fondamentalmente da due valori aggiunti. Il primo, che possiamo pensare che durante l'azione amministrativa noi all'interno dei fascicoli all'interno dei fascicoli abbiamo sia appunto i documenti nella fase ufficiale, quando vengono appunto registrati, che i documenti quando li stiamo lavorando, e quindi vediamo la proliferazione per esempio di cartelle di reso, di scambi documentali fuori dal sistema informatico. L'altra scelta forte è quella di scorporare il sistema di conservazione. Perché questa scelta ha due ragioni? Perché in Emilia Romagna il polo archivistico erge questo servizio di conservazione, questo è un primo aspetto più di carattere organizzativo. Un secondo aspetto fondamentale è che vogliamo togliere, e questo lo fa il modello, l'onere di conservare i singoli verticali e quindi avere un meccanismo di invio e conservazione dei documenti che parte direttamente dall'archivio corrente e quindi diversi documenti all'interno del sistema di conservazione. Quindi il nostro sistema di gestione informatica dei documenti che cosa intercetta? Tutti i documenti prodotti all'interno dell'ente, ma anche tutti i documenti scambiati verso l'esterno, e per esterno appunto intendiamo i documenti scambiati con i cittadini, con le imprese, ma anche con altre pubbliche amministrazioni. Che cosa vogliamo implementare con il modello GEDOC? Quale obiettivo vogliamo raggiungere? Il superamento delle isole documentali. Quindi quella prima parte che vediamo in verso la sinistra è la situazione attuale dentro tantissimi enti. Quindi ogni ente che cosa ha un proprio sistema di protocollo che ha sul termine d'archivio e così via per gli atti e le varie applicazioni utilizzate all'interno dell'ente. Quindi se guardiamo dal punto di vista logico l'archivio corrente dell'ente, l'archivio corrente è l'archivio sparso. L'idea è quella di implementare invece un archivio unico e mettere quindi un repository documentale unico al centro dell'ente. Come possiamo farlo? Attraverso il modello GEDOC. Quindi, implementando l'archivio unico, l'idea è quella di far sì che le varie applicazioni utilizzino l'archivio unico per gestire i propri documenti. Quali benefici otteniamo? Due benefici fondamentalmente. Il primo, che se guardiamo l'archivio unico, dentro i fascicoli abbiamo i documenti prodotti e gestiti dalle diverse applicazioni. E quindi il fascicolo è completo, non dobbiamo pescare il fascicolo andando a vedere i singoli documenti delle diverse applicazioni. L'altro aspetto importante è che ogni applicazione vede il fascicolo completo. Quindi, avendo per cura di tenere un occhio sulla sicurezza dei documenti e dei fascicoli, far sì che l'identità con cui l'utente si presenta nelle diverse applicazioni sia la medesima, questa è garantita dal MAD, e quindi far sì che ognuno può vedere, indipendentemente dall'applicazione da cui entra, il fascicolo, se ha diritti di visibilità sul fascicolo, e tutti i documenti che sono contenuti. E quindi ogni applicazione concorre nella creazione del fascicolo unico e utilizza l'archivio unico dell'ente. Ora, come realizzare questo? Allora, per realizzarlo chiaramente non dobbiamo essere sostitutivi degli applicativi che ci sono presso l'ente. È impensabile che un ente, per mettere su un sistema di questo tipo, cambi il proprio sistema documentale, cambi il proprio sistema di protocollo, il proprio sistema degli atti. Ma l'idea è quella di riutilizzare applicazioni già in uso.
perché cambiare uno di questi applicativi ha un impatto organizzativo molto elevato e quindi spesso la macchia tecnologica deve far sì che invece questi strumenti possano essere utilizzati e messi a fattor comune. Ricordiamoci che l'obiettivo del nostro modello è quello di far sì che noi verso l'alto esponiamo delle funzioni standard, indipendentemente da che cosa utilizziamo lì sotto. Come lo implementiamo di fatto? Allora, in quella doppia mostra che vedete dimostriamo quello che normalmente è presente dentro l'ente, quindi diciamo il proprio sistema documentale, il proprio sistema di controllo, il sistema di conservazione, come è presente, il timbro digitale, verifica di firma, posizione delle firme, verifica di formatura, tutti questi sistemi che erogano funzioni di gestione documentale a vario titolo, quindi che concorrono al ciclo di vita del documento, sono forniti da applicativi diversi, fornitori diversi, tecnologie diverse. Quindi fondamentalmente quello che normalmente accade è che dentro l'ente, se per esempio devo integrare un applicativo di swap, io mi devo preoccupare di fare un collegamento uno a uno tra quello specifico applicativo di swap e quel sistema di protocollo. Se dovessi un giorno dover cambiare uno dei due applicativi, il problema si ripropone, ovviamente. Ma la GDOT tenta di superare questa limitazione facendo che mettendo uno strato sopra questi applicativi in uso già presso gli enti e rendendo verso l'alto la funzione standard attraverso queste che sono le interfacce del modello GDOT. Quindi il modello GDOT che cosa è alla fine all'interno del MAT? È un bel documento all'interno del quale sono documentate in modo preciso tutte le funzioni di gestione documentale, quindi io so esattamente come chiamare, per esempio, una registrazione di protocollo piuttosto che la creazione di un fascicolo, così come tutte le funzioni di gestione documentale, so come chiamarlo e che tipo di risposta mi darà, indipendentemente da qual è l'applicazione che lì sotto eroga alla singola funzione, purché sia qualificata. La qualificazione la vedremo fra un attimo. Quindi, finiamo il modello, ora facciamo gli strumenti tecnologici da utilizzare dentro l'ente. Quindi, che cosa è? Quali sono innanzitutto questi servizi documentali che esponiamo? Allora, li leggiamo velocemente, abbiamo un servizio di protocollazione, quindi esponiamo all'universo mondo la possibilità di fare una registrazione di protocollo. Abbiamo un servizio di fascicolazione che espone funzionalità per creare un fascicolo, per fascicolare un documento, per esempio. Funzionalità di inviare dei vecchi, quindi la possibilità di inviare, per esempio, la registrazione di uscita a uno o più destinatari. Un servizio di registrazione particolare, dei servizi di gestione documentale, quindi per fare, non so, i centri fortezza all'interno dell'archivio e così via. Servizio di conservazione, ora un po' più veloce, servizio di digitale, verifica dei documenti, quindi verifica delle firme e dei formati, a posizione della firma, per esempio servizi di firma remota. Vedete, servizio di puntini puntini, perché il modello del funzionatore è definito incrementale, quindi nel momento in cui c'è la necessità di inserire una nuova funzione di gestione documentale, come magari oggi non abbiamo ancora pensato, è sufficiente standardizzarla, allargare il modello e renderla disponibile all'universo mondo. Ora agganciamo, qui vedete già delle applicazioni sotto, il sistema di conservazione, il sistema di pubblicitario, sono già delle applicazioni perché ricordatevi sempre che il nostro sistema, che poi andiamo a implementare, fra poco apparirà, che è appunto Docker, il nostro sistema di gestione documentale, in realtà non eroga nessuna di queste funzionalità, ma fondamentalmente, per semplificare al massimo il ragionamento, è una specie di passacarte. Quindi fondamentalmente si mette sopra tutte queste applicazioni che erogano le funzioni di gestione documentale e si occupa semplicemente di fare che cosa? Verso l'alto di rispondere alle famose interfacce del modello GDOT, quindi il linguaggio comune. Quindi lui implementa tutti i servizi di gestione documentale standard di cui abbiamo parlato, documentate appunto in questo mega documento che è il modello di gestione documentale GDOT. Verso il basso si occupa di intercettare la chiamata e poi girarla verso il singolo sistema che eroga la funzione di gestione documentale. Vediamone un po', facendo apparire man mano i sistemi sotto, parliamo di qualificazione. La prima qualificazione è il sistema DTMS, quindi io dentro l'ente potrei avere, non so, un affresco, uno SharePoint o qualunque DTMS di mercato che opportunamente inserito all'interno della GDOT, quindi facendo delle cose tecnologiche su questo sistema, è possibile attaccarle al sistema Docker. Nel momento in cui lo attacco, che cosa accade? Attacco due cose. La prima è che quella DMS magicamente diventa l'archivio unico dell'ente, l'archivio corrente dell'ente. Per cui tutte le applicazioni che usano funzioni di gestione documentale, senza accorgersi, depositano documenti, fascicoli, dentro quel sistema di gestione documentale.
L'altro aspetto è che un ETMS di mercato normalmente non ha logica archivistica, quindi sono spesso sistemi, americani o nord-europei, che nascono come ETMS general purpose. L'idea è quella di metterci sopra qualcosa che gli aggiunge una logica archivistica, quindi facendo la codificazione ETMS, un ETMS diventa un archivio corrente, tecnicamente. Un altro aspetto fondamentale è il sistema di protocollo. Quindi, facendo la qualificazione del sistema di protocollo, il fornitore fa delle cose, tali per cui il famoso servizio di documentazione, di fascicolazione, il servizio di biotramite vecchio di cui abbiamo parlato prima, in effetti sono tutte funzionalità che vengono veicolate da Docker, ma vengono erogate dal sistema di protocollo. Questo dà coerenza al sistema, nel senso che ognuno, poi aggiungiamo un ultimo aspetto che sono i verticali per la registrazione particolare, ognuno dentro un carogio Docker fa il suo mestiere. Il protocollo registra un protocollo dei documenti, repertorio fascicoli, fagli di grande vecchio, il sistema di registrazione particolare registra appunto i documenti sui vari repertori che sono disponibili, il DMS fa l'archivio unico e così via gli altri sistemi. Quindi l'idea del protocollo è abbastanza semplice, quindi lasciare ai singoli applicativi che appunto erano servizi di gestione documentale la possibilità di farli fare esattamente il loro mestiere, ma rendere verso l'alto un'interfaccia standard attraverso il linguaggio comune. Chi usa questo linguaggio comune? I verticali di filiera. Quindi qui sopra vediamo degli esempi, il suo per demografici, i tributi, ma ci sono, non so, problemi di contabilità, ci sono diversi personali già qualificati. Che cosa devono fare con la fase di qualificazione? Devono semplicemente sapere usare il modello GEDOC, quindi conoscendo appunto le interfacce riescono a mettere a posto i loro sistemi. Che cosa accade alla fine? Alla fine produciamo il fascicolo dei procedimenti, il fascicolo unico dei procedimenti. Perché succede questa cosa? Perché le varie applicazioni, se ricordate prima dalle isole documentali al modello di knowledge sharing, le varie applicazioni depositano i propri documenti, lavorano i propri documenti con un sistema unico, il fascicolo è pieno di tutti i documenti che provengono quindi dal protocollo, altri dagli altri amministrativi, altri generali gestiti dal presidente della verticale del SWAP. Qui facciamo vedere un esempio di verticale di SWAP, di mercato, che ha finito il processo di qualificazione e che ha dispiegato questo applicativo su diversi enti. Questo applicativo di produzione su diversi enti utilizza Docker per erogare ad esempio le funzioni di protocollazione del documento, quindi ha aggiunto due tasti banalmente dentro il suo verticale, ma lui per aggiungere quei due tasti non ha dovuto conoscere quale fosse il sistema di protocollo in uso presso l'utente, ma semplicemente ha svolto e ha terminato il processo di qualificazione e quindi è capace di richiamare il modello GEDOC, quindi quelle famose interfacce del linguaggio comune. Avendo Docker dentro quell'ente, è Docker poi che si prende a parlare con il protocollo qualificato, che essendo appunto un protocollo qualificato risponde perfettamente alle chiamate di quel sistema. Non solo, è importante anche che cosa facciamo durante la fase di qualificazione, anche altre due cose. Per esempio il SWAP, questo spesso lo racconto, ci siamo trovati diverse volte nelle condizioni in cui il SWAP gestiva la cosiddetta pratica, il numero di pratica gestita dentro il sistema del SWAP. Se guardavo il sistema di protocollo, dentro c'erano soltanto dei numeri, fondamentalmente, quindi veniva un po' meno tutta la logica archivistica. Beh, qualificarlo significa, per esempio, che quando l'azienda è inoltre un'istanza di allegati a un'amministrazione, noi siamo sul front-end, il verticale chiama la verifica della firma e dei formati esposta da Docker, il quale chiama il sistema dentro l'ente che eroga la funzione, quindi verifichiamo se la firma e il formato di quel documento sono chiari. Altra cosa, il verticale crea il fascicolo, quindi la sua pratica, come lo chiama spesso il fornitore, diventa un fascicolo archivistico, quindi la funzionalità di creare fascicolo esposta dal modello GEDOC viene girata al sistema di protocollo che crea un fascicolo archivistico, restituisce quello che il fornitore chiama il numero di pratica, che lui si tiene in pancia e a quel punto fondamentalmente il verticale conosce che è nata la pratica numero 5 e questa pratica è un fascicolo archivistico, insomma, correttamente repertoriato dal sistema di protocollo. Il verticale protocollo e fascicola i documenti ricevuti, quindi le istanze sui allegati. Docker fa la passacarte e lo passa al sistema di protocollo che ne fa la registrazione e la fascicolazione del documento. E così via, insomma, per fare durante la lavorazione della pratica per
esempio di registrazione particolare per l'apertura di certi tipi di documenti, piuttosto che l'invio in conservazione anche anticipata di documenti che avviene in modo trasparente per l'utente, piuttosto che accedere alla stessa documentale e fare delle scelte classiche sull'utente DNS come se fosse un archivio unico che si può cercare in modo trasversale. La coerenza del modello GDOM fa sì che la famosa pratica che noi abbiamo visto fascicolare i documenti insomma registrati all'interno del SWAP, dentro il SWAP risultano dentro la pratica SWAP ben custoditi, ma se guardo il sistema documentale dentro il DMS c'è lo stesso fascicolo con gli stessi documenti fascicolati e registrati, ma se apro il sistema di protocollo ha la stessa informazione, lo stesso fascicolo con i documenti registrati e protocollati, quindi ho una coerenza totale di tutta l'azione diciamo documentale che ho svolto, e questo è garantito dal fatto che esista appunto questo unico sistema che lo gestisce. Ora facciamo un ulteriore passo avanti, quindi noi abbiamo l'infrastruttura tecnologica di cui vi ho appena parlato, e i colleghi che mi hanno anticipato vi hanno parlato di quello strumento FrontBox per l'analisi dei flussi documentali. Quindi da una parte abbiamo tutte le funzioni standard già pronte all'uso, mentre dalla fase di analisi ci esce fuori un flusso di segnali. Ora la domanda è come faccio ad implementarlo, quindi ora vi dico quali sono i scenari in piedi, poi facciamo vedere effettivamente le cose che non abbiamo implementate realmente. Allora, diciamo che abbiamo due scenari, in realtà c'è un terzo, c'è la possibilità, una volta che ho ridisegnato un flusso, quindi l'ho fatto attraverso proposte, io teoricamente potrei prendere gli strumenti che già uso dentro gli enti, perché ho il protocollo o gli enti amministrativi, e rifacendo il flusso. Usando gli strumenti posso comunque implementarlo già semplificato e dematerializzato. Però spingendo un attimino avanti, quali sono spesso gli scenari che ho davanti? Ho già un verticale, che questo è solo implementa, al quale posso dare il risultato dell'analisi che ho fatto in Flowtox, banalmente lì c'è un tastino che ti tira fuori tutto quello che abbiamo modificato dentro il sistema, e posso dare al mio fornitore. Il fornitore adatta al suo applicativo. Questa cosa è successa spesso, per esempio, sugli applicativi degli altri. Gli enti hanno fatto questo lavoro, hanno esportato il risultato di proposta e l'hanno dato ai vari fornitori che hanno adeguato i suoi verticali. I verticali sono stati poi aggiornati e messi in produzione con i flussi aggiornati. Questo risultato l'abbiamo ottenuto senza scomodare tantissimo la tecnologia, ma semplicemente avendo toccato dentro l'ente. Lo scenario un po' più, diciamo, più complesso è quello di utilizzare invece un orchestratore. Quindi ove il mio flusso documentale non prevede un back office, ce ne sono tantissimi, che cosa posso fare? Posso prendere in mano il risultato dell'analisi fatto in Flowbox, dopo che lo vedremo, ho un tasto con cui io porto questo primo lavoro per costruire un semilavorato su un disegnatore di processo, che poi qualcosa che verrà usato dall'orchestratore dopo, e alla fine che cosa voglio fare? Voglio implementare il mio flusso dematerializzato e semplificato che ho fatto durante il lavoro con Flowbox dentro una scrivania virtuale che poi vi mostreranno i miei colleghi successivamente. Ultimo aspetto, prima di passare la parola a loro, è il discorso della standardizzazione. Ci siamo spinti un attimino più avanti per dire, indipendentemente dallo scenario di modernizzazione che utilizzo, una cosa fondamentale è quella di standardizzare l'utilizzo sia dei documenti che dei flussi. Dei flussi ve ne ha parlato nel mio intervento precedente, le famose CMD di cui parlava Tina Peluccio, che poi vi faranno vedere all'opera, quindi di cui non parlo in questo momento. L'altra cosa invece che abbiamo standardizzato sono le tecnologie implementari. Quindi man mano che le trattavamo ci siamo posti il problema di vedere i metadati di queste tipologie implementari dal punto di vista della loro gestione. Quindi, togliendo quelli che sono i metadati standard comuni a tutti i documenti, per esempio il codice fiscale della persona fisica piuttosto che della persona giuridica, o i dati territoriali, quindi con informazioni che sono trasversali a tutti quanti i tipologie documentari, per ogni invece tipologia documentaria esiste un set di metadati dedicato, specifico, su cui possiamo lavorare e su cui abbiamo lavorato per individuare che cosa? Dati per la propria conservazione dell'archivio corrente, dati metadati importanti per la conservazione, eventuali metadati per la trasparenza, per esempio, e così via. Quindi fondamentalmente quello che abbiamo fatto è che ci siamo ritrovati a studiare, per esempio, questi fascicoli, il fascicolo del SWAP, quello dell'edilizia, il fascicolo del fornitore,
tutti i documenti scambiati con il fornitore, il fascicolo del dipendente, quindi il solo, e tutti i dati che riguardano poi il fascicolo del dipendente durante la sua vita all'interno dell'ambiente, la fattura elettronica in realtà fa parte del fascicolo del fornitore, ma l'abbiamo isolato perché insomma è un caso abbastanza recente su cui abbiamo lavorato tanti, e per ognuno di questi fascicoli che hanno diverse tipologie documentari al proprio interno abbiamo fatto questo esercizio di standardizzare. Il risultato qual è stato? È che abbiamo dato queste tipologie documentari standardizzate sia ai fornitori di office, sia le abbiamo utilizzate all'interno delle nostre orchestrazioni, producendo che cosa? Una standardizzazione delle tipologie documentarie indipendentemente da chi poi produce questi documenti. Questo è fondamentale per far sì che questa standardizzazione ti permetta di fare una buona conservazione, quindi le date non mancano, ma soprattutto di far sì che i verticali, quando producono documenti, inseriscono dentro il sistema documentale tutti quei metadati minimi che ci permettono di fare un archivio corrente corretto per poter ricercare correttamente i documenti. Quindi non troveremo mai un documento correlato soltanto da titolo e metadati di registrazione di protocollo, ma avremo, per esempio, per quanto riguarda una fattura, i dati del fornitore piuttosto che altre informazioni che sono importanti mettere all'interno di un archivio documentario, nell'ottica di gestire sia documenti che dati.